Ci sono dei movimenti planetari che mi portano a muovere il mio minimalismo, a eliminare quello che non è più product of Jamaica. Red Stripe. Ho finito la birra e poi ho messo la sabbia dentro. Fece di conchiglia. Allora, i dischi e le pastiglie sono state montate. Ora c'è da cambiare una guarnizione. Ecco, andiamo a sentire. Tornati. Ho cambiato i dischi, ho cambiato le pastiglie, ho cambiato lo spinterogeno, questo qui è troppo corto, ho cambiato la guarnizione che non è questa, ma questa mi è arrivata per errore, quindi ne ho presa un'altra. Non è facile trovare i pezzi. E lì devo mettere ancora quello, ma ce la farò. Ma c'è, dimmi, ce la farò? Ma cazzo, devo andare, devo metterlo, è inutile, così almeno ho la copertura, no? Caso, momento di pulizia. Sono proprio lavori che sono da fare questi qua. Adesso ho già dato prima un po', non più Palermo. Per lo scotch. Fantastico. Adesso tolgo il più grosso così. Guarda. Se la usi la macchina, qua si fa tutta la terra. Sono proprio lavori da fare. Questa è tutta sabbia. Alzate questo, quando aprite per il motore, vi conviene sempre guardare qua. Perché c'è sempre qualche cosa che cade e questo qua se lo copre. In ogni caso penso di togliere anche questa qua. Ma dai, va, per il momento la lascio. Questa. Vedi? Guarda, già come se l'è sciolto. Adesso lo spruzzo anche là. Qui l'ho messo, guarda come si scioglie tutto. Qua devo metterlo. E quindi ho già tolto, Non so se vedevi com'era prima. Di passare anche oltre che qui, anche qua, che qui guarda. Guarda. Ho comprato un prodotto per tappeti, così lo do sia ai sedili che al coperchio del motore. Lo facciamo asciugare. Oggi bella giornata. Fantastico, eh? È venuto benissimo. Diamo un nuovo look. Eccola, capito? Insomma, gliela do un po'.
50,70 euro. Devo cambiare le gomme. Ciao. Ho lavato benissimo questo qua, bello, nice and profumato. Dopo no. Faccio. Guarda che bello. Fantastico. Oh, ai suoi original tappi per la benzina. Guarda. Ma è simpatico? No, ma dai. Però dai, so che okay, no? Per dargli una copertura così, molto garibaldina. Però vedi che già dà una copertura, dovrei provarlo di notte e vedere se dà la luce, capito? Ecco, vedi. Bisogna. Avevo già sostituito gli originali con un altro paio. E quindi niente, e quindi bisogna cambiarlo e mettere l'altro. Prodotti multiuso. Anche delle altre di quelli spagnate, però voglio finire questa qua. Ieri ne ho finita una, adesso voglio finire questa. Ieri l'ho lavata, però adesso gli do questo, no? Sgrassatore, whatever, call it. Questo qua non gliel'ho messo, fuck it. Pulisce, fa il suo gioco. Straccio per pavimenti, sai quelli che trovi. Ieri l'ho lavata, gli ho messo una cera che l'ho terminata, ne ridò appunto un'altra extra protection, vedi, tac tac tac, e dopo gli do un'altra sopra, come che... si chiama, sai, quando l'acqua gli scivola via, la spray sul bagnato, quindi al mattino quando la macchina è umida, tac, gli darò anche quella lì. Tu dici, tanto che ci sono, gliela do anche lì. A questo punto.
eccola qua, con vetri lavati, fantastica. Domani, domani mattina con l'umidità della notte gli metto l'altra cera, questo è da fare, vedi? Parte da lì e poi mi finisce qua. Questa è la batteria solare, ma so che è giusto per... Magari ne prendo uno più lungo, però simpatico. Dai, so che non è male. Mi dà molto più di lusso. Guarda che roba. Ecco. Intanto che guidi, c'hai anche la tua, il rosario. Autunno. Ma è bello o no? Ma dai, guarda. No? Bellissima giornata. Guarda che bello. Questa mattina gli ho dato l'altra, l'altra cera, quella cera rapida. Adesso gli do... Qu'est-ce que c'est? Un mosche. Questi non vanno bene. Questi sparano qua. Adesso li ho ordinati, mi arrivano quelli original che sparano quantomeno qui. Quantomeno qui. In effetti questi dovevano essere... No, vabbè, comunque. Che glielo do in tutte le serrature, capito? Un grasso. Poi ho preso questo silicone da mettere in tutte le guarnizioni, no? Tutte le guarnizioni. E poi questo qui che per i punti con la ruggine. Guarda, ho già provato alla sera con la luce accesa, dentro non si vede, fantastico. Ne ho un'altra made in Sicily, guarda che bella, no? E questa la metto di qua quando capita, non è che adesso era per la prova, però... Guarda, con l'elastico, fantastico. Poi per tenerla ferma gli metti magari una molletta, no? Così si ferma lì, insomma, capito? Geniale, geniale.